Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa crema dulce de leche. Questa delizia nacque in Argentina un po' di tempo fa, a casa Roses, precisamente da una distratta domestica che stava preparando la merenda per i bambini del proprietario. Sentì suonare il campanello, aprì la porta, accolse gli ospiti e quando tornò alla cucina per vedere com'era messo insomma questo latte e questo zucchero che aveva messo sul fuoco, si accorse che il tutto era diventato una crema marrone. Ed ecco qui, nacque il dulce de leche, una delizia ormai conosciuta in tutto il mondo. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 1 litro di latte fresco intero, 300 g di zucchero, una bacca di vaniglia bourbon e mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio. Iniziamo a mettere in un pentolino a doppio fondo il latte lo zucchero il bicarbonato di sodio e la bacca di vaniglia che abbiamo già tagliato a metà così i semi fuoriusciranno e la mettiamo tutta per intero dentro il pentolino. Poi mescoliamo per bene il tutto a fiamma media, mescolando ovviamente continuamente. Quando vedete che il latte sta iniziando a gonfiarsi non abbiate paura. Lo dovete semplicemente trasferire via dalla fiamma e continuare a mescolare per bene. Quando vedrete che la schiuma si sarà abbassata, la dovrete tranquillamente rispostare sulla fiamma. Questa è un'azione che fa il bicarbonato con dentro in funzione. Ovviamente continuiamo a mescolare sempre. Dopo mezz'ora potete notare che il colore del nostro dulce de leche è diventato ovviamente più marrone, sempre per effetto del bicarbonato che tramite una reazione chimica dà questo colore. Ed ecco come si presenta la nostra crema dulce de leche dopo un'ora di cottura. La prima cosa che potete vedere è che si è ridotta notevolmente, infatti da un litro dobbiamo ottenere circa 250 ml. Poi ho ottenuto un bel colore marroncino. Dopo un'ora e un quarto di cottura facciamo la prova per vedere se la nostra crema dulce de leche è pronta. Ossia prendiamo un piattino che abbiamo messo in freezer per 5 minuti così diventa bello freddo. Poi prendiamo un pochino di crema, la mettiamo sopra e un cucchiaio. Se adesso facciamo una linea, come potete vedere rimane pulita e le due parti non si ricongiungono, vuol dire che la nostra crema è cotta. Ed ecco qui la nostra crema dulce de leche già pronta. Ora noi vi vogliamo far vedere una cosa. Visto che l'abbiamo appena trasferita dentro una ciotolina, come potete notare è veramente liquida. Ma state tranquille perché dopo pochissimo tempo diventerà bella soda e consistente. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa delizia di una crema. Ma prima vi voglio fare vedere com'è la sua consistenza. Come potete vedere, con il raffreddamento diventa veramente più soda. E adesso finalmente la possiamo degustare. Ragazzi, veramente fantastica. È leggera, vellutata, ricca, corposa. Poi il sapore che prevale è quello delle caramelle toffee, ossia le mou, ossia un gusto molto leggero di caramella. Poi la cosa incredibile è che è veramente versatilissima. Si può utilizzare in tantissimi modi, come per esempio sopra il gelato alla vaniglia, sulle fette biscottate croccanti alla mattina, oppure mangiarla così al cucchiaio come sto facendo io. Veramente ragazzi è una delizia assolutamente da provare. Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando attivate la campanella.